Tina mi va di cantare qui a San Benedetto. La Louillette, Jean de la Louillette, la... No, me l'hanno mai fatta, questa è buonissima. Lo so, ma la Louillette, Jean de la Louillette, Cartica Louillette, buongiorno. È fortissimo, buongiorno, come stai? Ti ringrazio, ti piace la trovata? Bellissimo. Sì, e io mi chiamo Enzo Coletta, Enzo. Mi presento, facciamo finta di conoscerci adesso, ma ci conosciamo esatto, da una vita, dai tempi dei granchi. Esatto. Quando abbiamo preso un granchio. Esatto. Hai tanti detto hanno preso. Ecco, chi conosci che ha preso un granchio, magari incontrandoti? No, io ho preso tanti granchi, devo dire. Ah, ecco. Tantissimi. Sì. Però si impara, no? Sì. Tu sei nata in Brasile, dicono che sei brasiliana, ma sei, io so che sei soltanto nata in Brasile. Io ho solo il passaporto, sono partita, avevo 15 giorni. Sì. Sì. E quindi ti senti la tua nazionalità, ti senti a parte la tua cultura che è a 360 gradi, perché sei cosmopolita, voglio dire. Possiamo camminare pian piano, andiamo, ma andiamo, proprio andiamo. Pian piano, così sì, 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 sì. Sì. Allora, Cartica, facciamo due passi, sì, piano piano, parliamo. Sì, tu sei più svizzera che... E quello è il mio problema, è che non mi sento né svizzera, né indonesiana, né brasiliana, non ho radice, sì. È la mia cosa che mi manca magari adesso, sì. Però sono anche ragazza del mondo, sì, che mi sento certo. Bene dappertutto. Quindi cosmopolita, cultura a 360 gradi, un papà che si occupa di direzione d'alberghi, quindi sto fatto di fare le valigie, di sfarle, sì. Ripartire sempre. Sì, no? Sì, sì, esatto. Quindi non vedi l'ora di partire da San Benedetto, anche se qui ti trovi bene. No, non è vero, è stupendo questo posto, sì, è la prima volta, sì, sì, sì. Ah. Bene. Bellissimo. Ma questa popolarità ti ha cambiato in qualche modo oppure sei sempre la stessa? Guarda, io non travolto. penso, non so se posso dire così, sì. Però magari è brutta. Sì. Ma l'unica cosa, no, non posso con dire. Quella bocca puoi dire ciò che vuoi, diceva la pubblicità di una volta. È brutta quello sì. Che dirò, però io non ho cambiato assolutamente, no. Ah, e non cambierò perché ti prego, regalamela questa cosa, come io ti ho regalato la canzoncina. Sì, dai. Vai, falla ancora la canzone, ti prego. Poi chiudiamo con quella, però dimmi prima questa cosa qui. Che quella è cosa? Con la bocca puoi dire ciò che vuoi, diceva la pubblicità di un famoso dentifricio, no? No, quella cosa che mi volevi dire, magari smussalo no, un po', smussala un po', ritoccala un po', no? Sì. No, è brutto. Con un po' di filosofia si può dire, no, almeno il concetto, no. Sì.